Benvenuti a tutti. Nel precedente tutorial abbiamo visto come inserire un'immagine nella maschera con un codice che ci permette di scegliere tra le nostre cartelle il file e posizionarla in una cartella denominata immagine, nella stessa directory dove è presente il database. E se la cartella poi, abbiamo visto che se non esiste, viene creata al momento col nome immagine. Inoltre abbiamo con questo pulsante, questo è per andare a inserire la nostra immagine. Poi abbiamo inoltre questo pulsante che visualizza l'immagine a pieno schermo. Infatti guardate, qui abbiamo l'immagine a lampadina, se clicco su questo pulsante ecco qua l'immagine a pieno schermo. Con questo tutorial però vado a correggere quello precedente, in quanto il codice inserito contiene un errore nella visualizzazione dell'immagine. Un utente mi ha segnalato che una volta chiuso il database e riaperto non possiamo più visualizzare l'immagine. In effetti è vero, perché mi sono fermato, non ho cambiato il codice. Infatti adesso andiamo a vedere innanzitutto il nostro codice. Guardate, andiamo in struttura, poi il nostro pulsante apri immagine. E qui vedete erano queste qui due righe. Naturalmente, se non fosse stato presente nessun dato all'interno del nostro campo nome foto, saremmo usciti dalla sub, altrimenti avremmo aperto la nostra immagine. Ma io ho provato solo se funzionava questo codice, poi mi sono scordato di andare avanti perché dobbiamo aggiungere delle variabili e memorizzare l'indirizzo dove è stata appunto inserita la nostra immagine. Adesso guardate, andiamo a vedere prima come funziona. Quindi andiamo qui in maschera, qui apriamo la nostra immagine, per esempio mettiamo il violino, conferma. Chiudo perché naturalmente c'era un errore e poi qui adesso andiamo a visualizzare la nostra immagine del violino. A questo punto bisogna fare altro che andiamo qui sempre in struttura, apriamo, perché se andiamo a chiudere la nostra maschera con queste solo due righe di codice, poi una volta riaperto il database la visualizzazione dell'immagine non funziona più. Quindi guardate, qui ho aggiunto una variabile che è patchdir. E poi qui la solita riga se appunto di controllo e poi altre due variabili che una è MDIR dove appunto memorizziamo il nostro progetto, dove l'indirizzo del nostro progetto e poi aggiungiamo lo slash e la cartella immagini e questa variabile poi assumerà, vedete, l'indirizzo completo dove inserita la nostra immagine. Poi qui finalmente il nostro comando, che qui è uguale a quello superiore, però vedete viene a cambiare qui alla fine perché andiamo a aprire che cosa? Andiamo al nostro indirizzo e poi andiamo a aprire la nostra immagine nome foto che è stata inserita qui nel nostro campo. Quindi aggiungete questi dati, naturalmente potete scaricarli tranquillamente, ve li lascio da scaricare. E adesso a questo punto non abbiamo più nessun problema, perché se andiamo a chiudere il database e riaprire, riusciamo sempre ad aprire la nostra immagine. Bene, vi saluto, ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.